Cari amici vicini e lontani, vi parliamo niente po' di meno che da Villa Glory, che un noto poeta romanesco chiamò Villa Gloria, dove morì un noto patriota italiano, Enrico Cairoli, nel tentativo di entrare in Roma nel 1867, questo gruppo di audaci, di prodi, furono interceptati dalle forze papaline. Altro che Prodi romano. Appunto. No, Prodi romano faceva parte delle forze papaline. Che poi tutto finì male, nel senso che poi finì con la strage di Montelotondo Mentana, finì anche con la ghigliottina di due patrioti italiani che avevano messo una bomba nella caserma degli Zuavi, e per fortuna una volta tanto una bomba che ha dato dei risultati, però li hanno presi, e tanto per fare uno spregio nei confronti dell'Italia, dello Stato italiano, il Papa Pio IX li fece ghigliottinare, cioè furono ghigliottinati nel 1869, ci sono le fotografie, poco prima della cosiddetta entrata in Roma, molto cosiddetta entrata in Roma dello Stato italiano, per far vedere che lui non mollava, perché questo Papa, che era un tipo tosto, era meglio se fosse stato tosto su altre cose invece di rompere i coglioni, aveva anche fatto proclamare che lui aveva sempre ragione, no? No, che era il verbo di Dio in terra, era inconfutabile. Esattamente. Capito, quindi lui aveva sempre ragione, quello che diceva lui era vero, gli altri erano dei coglioni. Ma anche questo, non dimentichiamocelo, che anche questo, quello che dice lui è vero, quello che dicono gli altri sono coglionate, tant'è vero che noi ovviamente abbiamo sentito il dovere di denunciarlo alla Procura della Repubblica. È chiaro che la Procura della Repubblica, questo papastro qui, lo teme, perché magari il Papa gli dà una di quelle maledizioni, cioè di quelle maledizioni toste, e allora quando questo Papa dà delle maledizioni sono dolori, non è scherzo, hai capito? Fussi che capito che viene un fulmine, un terremoto, un tremuoto, dicevano una volta. Va bene, e allora, visto che siamo qui a Villa Gloria, e ne approfittiamo per fare l'ennesima rassegna stampa, prima però vogliamo fare il riferimento a un libro importante, perché le persone che vedono ciò che accade oggi nel mondo credono che sia tutto, che sia del tutto casuale. Noi questo libro l'abbiamo già fatto vedere altre volte, lo facciamo vedere di nuovo, è questo qui. Tutto ciò che avviene oggi è stato programmato. Ne leggeremo una parte, ovviamente, no, perché qui c'è troppo da leggere. È veramente pieno di informazioni. Qui siamo negli anni 60 del precedente secolo e si tratterebbe di trovarlo questo libro, perché chi legge questo libro diventa saggio e si impara di più leggendo questo libro che leggendo per intero la Bibbia, perché la Bibbia è una massa di cazzate. Queste sono cose vere, capito? Attenzione, noi parliamo dicendo la verità. Allora, questo è un gruppo che si è radunato un certo giorno in un certo posto, rapporto segreto da Iron Mountain sulla possibilità e desiderabilità della pace. Il gruppo giustamente ha detto che la pace è un'utopia, non è desiderabile e non è desiderata dai gruppi di potere. E questa è la prima cosa. Intanto, come dicevo, ci soffermiamo su alcune cosette, così che è bene che vengano dette. Pagina 142, comunque, rapporto segreto da Iron Mountain è un libro shock. La sua argomentazione di base è che l'equilibrio sociale è ed è sempre stato fondato su un sistema di guerra
e che, in contrario con l'inesatta supposizione che la guerra come istituzione è subordinata al sistema sociale che si ritiene debba servire, la guerra di per sé stessa è il sistema sociale base. Tutto ciò è presentato con affascinanti riferimenti a una varietà di importanti funzioni economiche, politiche, sociologiche, ecologiche, culturali, scientifiche della guerra o della minaccia di guerra o del prepararsi alla guerra. Il punto focale del rapporto comunque è come mantenere l'equilibrio sociale nell'improbabile, ma non teoricamente impossibile evento che una pace permanente, il disarmo mondiale incluso nel termine, ci sia imposta, come la maggior quantità di funzioni critiche del sistema di guerra potrebbero essere trasferite adeguatamente in un sistema di pace. La prospettiva che il rapporto traccia è veramente orwelliana. Include minacce pianificate ma credibili di un nemico, un programma di ricerche spaziali volutamente dispendioso, lo sta avvenendo tranquillamente adesso. Ricordiamoci che di recente un centro di ricerca spaziale russo ha visto che ha captato un segnale elettromagnetico di grande intensità, il quale dimostrerebbe in maniera inoppugnabile l'esistenza a qualche chilometrino di distanza dalla Terra di qualche realtà super evoluta. Per me è normale, per me è naturale, per i coglioni che credono ancora che il sole gira attorno ci sono, No, ma sono riusciti fuori quelli che dicono che la testa è terra è piatta. La terra è piatta? Io sai che cosa ti dico? La terra non è piatta, è cubica. Oh, voglio vedere se c'è il Papa che mi viene a dire qualcosa o mi brucia a campo dei fiori. Io dico che la terra è cubica, No, ottagonale. È più bella, no? Dodecaedrale. Oh, quello sì, che è la forma essenziale di quasi tutti i minerali. Allora, ente dispendioso e non soggetto di fluttuazione di libero scambio e deliberatamente improduttivo. Programmi di inquinamento delle acque e dell'aria, procreazione controllata da calcolatori, la reintroduzione degli schiavi e infine la possibilità dell'omicidio rituale e del genocidio. Vi risulta che queste cose non siano state messe in atto negli ultimi decenni? Cari amici, tutti ci stanno dentro. La reintroduzione della schiavitù, più chiaro di così che cosa dobbiamo dire? Il genocidio, l'omicidio rituale, quanti bambini scompaiono ogni anno solo in Italia e non sono omicidi rituali? Il sistema di guerra, chiaramente conclude il rapporto, poi l'identificazione del nemico, la creazione del nemico, eccolo lì, l'Islam, così cattivo, così terrificante, così capito, che quelli che venivano, quelli che hanno imparato i martiri di Otranto, 1535 mi pare. Gli 800 martiri di Otranto. Gli 800, tutti imparati. Ma voi lo sapevate, cari amici, qual era il premio per una ribellione di schiavi negri nella città del Capo, controllata dagli ultra civilizzati olandesi? Lo sapete qual era? No. Era il palo. Se tu, schiavo negro, peraltro rapito, manomesso, maltrattato prevalentemente in Madagascar, ti permettevi di ribellarti, ti impalavano, sempre in onore di Cristo, erano tutti cristiani, quale più cristiano, quale più cristiano di un olandese? Anzi. Beh, no, gli olandesi sono cristiani, sono cristiani luterani. Ma sono cristiani. Sì. Sono o non sono cristiani? Come? Allora, che ci metti quell'aggettivo di mezzo? Cristiani sono, non solo, ma tanto buoni che fanno niente poi meno che i tulipani, che devono servire per adornare gli altari di nostro Signore Gesù Cristo e della Madonna, o sbaglio? No. E allora, giustamente, ti permetti di ribellarti
all'olandese volante, il palo, hai capito? E con la benedizione, con la sacra benedizione del prete. Allora, chiaramente conclude il rapporto, la pace non è da desiderarsi, sia per l'equilibrio sociale, sia per la sopravvivenza della specie. Esiste però qualche prova che il sistema di guerra, volente o nolente, potrebbe crollare. Ecco quindi che il rapporto esplora l'applicazione di parte delle sue scoperte per il mantenimento del sistema di guerra contro la possibilità della pace, dato che questa sarebbe la scelta maggiormente desiderabile. Il rapporto segreto di Iron Mountain, questi sono i commenti che ha scritto un commentatore di questo libro, che si chiama Elliot Eremont Smith. Il rapporto segreto di Iron Mountain è una montatura, una caustica parodia stilistica e concettuale delle sofisticate speculazioni dei cervelloni contemporanei. È più stimolante e conturbante che divertente. In realtà non diverte affatto, è ridicolo. E anche un efficace e straordinariamente lucido quadro di alcune delle più importanti questioni teoriche sulla pace e sulla guerra, di cui raramente si sia parlato in privato o in pubblico. Quindi questo libro è in sostanza anche ambivalente, svelando alcune cose attribuite a questa equipe di grandi sapientoni che programmano la guerra e hanno sempre programmato come se fosse vero. C'è anche qualcuno con cui l'ho letto che dice: questo libro è stato scritto da un grande ironico personaggio, il quale, facendo questa cosa, se l'è inventata lui, però dice che le cose che stanno bene. È vero, è tutto vero, si è verificato. Cioè, mentre le profezie di Elia, Geremia, Tobia e tutti questi Esaù che fa la pupù, eccetera, Amok, sono tutte delle grandi cazzate, no? Queste sono profezie vere, ci sono realizzate tutte, cari amici, capite qual è la differenza? Per cui vi consiglio vivamente di rinunciare alla Bibbia e prendere come libro sacro questo. Oltretutto, qualora doveste andare in un processo e vi chiedono di giurare sul libro, io giuro su questo, capito? Anch'io, vedi, io e giuro su questo. Siamo d'accordo, cari ragazzi? Va bene così? Noi siamo quelli della pace, perpetua, noi siamo per la pace. Tu hai qualcosa da commentare su questo? Io volevo cercare un'altra frasetta che può accontentare i nostri amici, ed è qui, vabbè, la troverò un'altra volta, anche perché di queste cose ne parleremo in seguito. Vedi, qui ci sta un'altra cosa che lo dobbiamo leggere, sui sostituti economici. I surrogati economici della guerra devono avere due requisiti. Primo, devono comportare uno spreco nel significato comune della parola. Secondo, devono operare fuori dall'ambito del normale sistema di domanda ed offerta. Oh, ma cazzo, questo è stato scritto nel 1965. È quello che è avvenuto. Perché quando hanno incominciato a inventare, no, i subprime, tutte queste cose qui, non facevano altro che eseguire i principi fondamentali, perché esulano, spieghiamo anche bene, perché queste truffe finanziarie hanno avuto il risultato che conosciamo, cioè quello di distruggere l'economia mondiale, perché erano campate completamente per aria. Allora, mentre il concetto realistico del mercato è quello della domanda e dell'offerta, su fatti concreti però, questo esula dalla domanda dell'offerta, perché questi subprime, che erano pure, sono pure funzioni applicate all'interesse della banca e a nessun altro. Esattamente. Mentre la funzione della banca è solo quella di fare da intermediario fra due interessi opposti. Esattamente. E non, quindi, l'interesse verso la banca è un interesse farlocco, è un interesse che non ha nessun senso. Esattamente. Allora, cosa succede? Mentre vedo male, le azioni che vengono contrattate in borsa hanno qualcosa di molto concreto, una, diciamo, base di concretezza, un base di concreto, perché se io compro delle azioni della Fiat che costano 1000, bene o male dietro c'è sta la Fiat, poi ci fanno la speculazione sopra, per cui quando mi vogliono fregare fanno crollare le azioni, ma non per questo crolla la Fiat, intendiamoci bene. Crollano le azioni perché la Fiat o i loro compari ci devono guadagnare sopra.
Qui invece no, qui ci sono delle superfetazioni, invenzioni finanziarie che sono state vendute a chi era corruttibile, perché sta roba qui è stata venduta agli enti pubblici italiani. E come l'hanno venduta? L'hanno venduta corrompendo i funzionari delle regioni, dei locali, capito? Tu comprami quello, tanto paga lo Stato, paga 12 miliardi di queste porcherie gli hanno ammolato alla Lombardia. Esattamente, paga pantalone, tu compri che tanto ti do che te frega. È lì la cosa, ecco dove è il principio fondamentale. Non è contrattazione, è invenzione pura e semplice. Ti do il veleno e tu lo spartisci tra tanti personaggi. No, bisogna raccontare allora come nascono questi titoli dossici. Esattamente. Allora, succede che la cosa parte come al solito da piuttosto lontano. Allora, sono corsi storici ben precisi che variano fra i 50 e gli 80-100 anni periodicamente, ma in questi ultimi due secoli questa cosa si è ripetuta almeno 4 volte, anche 5, quindi sta sempre più accelerando e riducendo il periodo di ritardo. Tanto è vero che se ne stanno aspettando uno da oggi a domani. Allora, che succede? Succede che le banche fanno questa azione di apertura del credito verso gli inaffidabili, e poi a distanza di una decina, 20, 30 anni, 40 anni a seconda delle situazioni, approfittano e restringono il credito, così intrappolando nella rete i pesci più o meno intelligenti che sono intervenuti in questa vicenda. Come fanno? A un certo punto, nel momento di espansione, aprono le porte a chiunque abbia necessità di credito, anche se questo personaggio non ha nessuna possibilità di restituire il credito, ma nessuna, proprio nessuna, neanche per ipotesi, neanche per assurdo, di dire vince al totocalcio, in nessun caso potrebbe mai restituire il credito. Allora che cosa fanno le banche? Attraverso le finanziarie e le compagnie assicuratrici che controllano loro direttamente, fanno stipulare delle assicurazioni ai contraenti di questi fidi, questi mutui che assegnano impropriamente. Quando questi signori non pagano e diventano insolventi, questi contraenti, le banche che cosa fanno? Da una parte recuperano il credito immediatamente al 100% attraverso l'immobile che sottraggono all'ex contraente, e dall'altra fanno il business implementato all'ennesima potenza, perché quel credito incagliato o inesigibile, diventato inesigibile, viene parcellizzato in tante fettine e inserito in fondi di vario genere e provenienza, la più eterogenea possibile nel tempo, nello spazio, crediti esigibili nelle Filippine piuttosto che in Corea del Sud, mischiati con quelle inglesi. Adesso esigono meno anche dalle Filippine, perché certo, è vero, il buon Obanana l'hanno cacciato dalle Filippine a calci in culo, ed è un'ottima operazione. La volta prossima ci chiamassero anche noi, anche io. Oppure si possono chiamare a Catania quando arriva Renzi, andiamo lì a dare manforte, ad aiutare Renzi a scappare. E quindi l'azione viene parcellizzata, il rischio viene parcellizzato inserendolo in un pacchetto multidisciplinare, multiproveniente, che concentra in sé un determinato valore fittizio assegnato da un'asta in cui vengono venduti questi titoli. Ma di qual è l'asta? Le aste le fanno alla City o a New York, sì, prevalentemente. Ma di che tipo di aste? Ah, aste chiuse. Aste che comprano solo le banche che hanno questa specializzazione di affari, diciamo così. Che poi come le aste del petrolio. Che a loro volta poi però le mettono come in vendita. Come le aste dell'oro, dell'argento, le mettono in vendita poi nelle varie borse mondiali,
dove poi chi vuole attraverso le banche commerciali se le va a comprare, oppure vengono all'ingrosso vendute di questi intermediatori finanziari di alto bordo e le danno come vendita di rendita sicura altissima, altissima sempre, più o meno sicura, ma comunque gli dicono ai veri personaggi tipo il direttore generale, il segretario comunale del comune, gli dicono: oh, guarda che qui ti diamo la tangente a te, diamo la tangente al comune, diamo la tangente al sindaco, al comune no, al sindaco, ai funzionari del comune, basta che state buoni e zitti, perché noi vi garantiamo, che poi glielo dicano o non glielo dicano, questo conta poco, ma pure se non gliel'hanno detto è ugualmente la stessa azione truffaldina e ignobile che fanno i gestori comunali, gli amministratori comunali. E attraverso questi regionali anche statali, sono enti statali che hanno fatto anche loro business di questo genere. Quindi a questo punto che cosa succede? Che questa bolla si cresce, perché tutti investono e quindi comprano e quindi creano penuria. No, non è penuria, c'è un termine tecnico, sì. Adesso non mi viene. Creano rarità. No, neanche, è un'altra cosa. Dunque, ancora. Rarità, ecco. Creano rarità, penuria, c'è un altro termine, non mi viene la parola adesso. Per cui attraverso questo sistema viene esponenzialmente aumentato il valore, che non è zero valore, perché come si fa a assicurare qualcosa che non sarà mai pagato da nessuno? Manco dalle assicurazioni, perché le assicurazioni, quando c'è da pagare cifre così iperboliche, preferiscono fallire piuttosto che pagare. Certamente. Come è successo per esempio col Titanic. Certo. o con mio nonno, no? Sì. che dovevano darci un sacco di soldi, l'assicurazione ha preferito fallire. Talmente chiaro. Classico. Allora, tant'è vero che con la legge e col fascismo impose, e che è stata una grande legge, impose alle assicurazioni per sopravvivere di investire i soldi nelle case, certo, in modo certo, tale certo. Che non avresti mai potuto fallire, certo. Perché c'erano le case dietro, certo, certo. E molti di noi siamo stati facilitati proprio da questo e dal giro di quattrini, perché moltissimi che sono andati in affitto delle assicurazioni, poi le assicurazioni a seconda di un certo ciclo decennale, quindi quindicinale, non so, mettevano in liquidazione, anche se non fallivano, e li mettevano in vendita ad un prezzo che era a favore di chi già ci stava dentro. Certo. E questo è stato un grandissimo motore dell'economia. Ma se andassimo a vedere veramente quanto ha costituito come motore dell'economia una cosa di questo genere, vedremmo che questi sono i veri motori dell'economia, che dovremmo mettere in funzione tutti i giorni. Enti che lucrano su qualcosa di così, di abbastanza instabile, no? Devi comprare delle case, punto primo, se no non ti faccio operare, punto primo, prego. Allora, per concludere, quindi queste bolle si gonfiano artificialmente attraverso questa carenza di disponibilità verso tutti, e appetibilità soprattutto, perché hanno redditività alta avendo appunto questo tipo di crescita esponenziale che dicevo, ma con altissimo rischio, perché nel momento in cui non nessuno più le compra, come poi quando arriva a saturazione del mercato, perché ha voglia che tu poi le rendi richieste, no? Perché tu, ma tanto a te non ti costano niente. No, sì, le rendi richieste, però a un certo punto non c'hai più compratori, perché poi il parco buoi dall'occhi che ti comprano quelle porcherie lì finisce, perché certo. Se uno ha un briciolo di buon senso non compra una porcheria del genere. La può comprare chi ha talmente tanta liquidità a disposizione e soprattutto magari ha in gestione e non di proprietà, come appunto gli amministratori pubblici, che hanno tutto l'interesse a avere il massimo reddito, anche perché se rischiano loro non rischiano di persona nulla. Quindi questa gente qui ha fatto questo tipo di operazioni. A un certo punto l'espansione della bolla si ferma, perché mancano più polli, non ci sono più polli, certo, da spennare,
la gente che rimane, dei possibili investitori, non cascano in questa trappola, anche perché chissà di finanza non compra questa porcheria qua, oppure fa delle operazioni a brevissimo termine. Soprattutto quello. E quindi a questo punto la bolla non si espande più, incomincia a non dare più rendimenti, incominciano le vendite, non essendoci una base solida su cui poggiare il valore reale di queste azioni, l'azione nel giro di pochi giorni o di poche ore diventa, si annichilisce, evapora, svanisce, e quindi la gente si ritrova poi a dover a vedersi truffato dall'ennesimo operatore. Come si chiamava quel tizio americano là, non mi ricordo ma più. Ma altro è quello americano, tutti quelli Ponzi, che Tom Ponzi. Ponzi era il Ponzi. No, era il grande investigatore, no, il contrario. Un nome tipo Ponzi. Poteva essere. Tipo, vabbè, adesso non viene il nome. E comunque ecco, a un certo punto non c'è più crescita e all'improvviso crolla il valore. Quindi a quel punto lì uno si ritrova ad avere investito 12 miliardi come la regione Lombardia e all'improvviso ha perso 12 miliardi. Mi sembra che non sia una grande operazione. Ecco. Allora, come è accaduto con i fondi di investimento, adesso diciamo anche questa, la truffa dei fondi di investimento. Nel momento in cui hanno incominciato a lanciare i fondi di investimento in Italia, c'erano quelli che andavano a fare i promotori, no? E dicevano, guarda, noi abbiamo un sistema molto semplice, noi acquistiamo in borsa, ma acquistiamo tanti titoli, per cui mentre un titolo potrebbe anche crollare, c'è un altro che sicuramente cresce, no? Per cui praticamente l'investimento è sempre vantaggioso. Non è vero niente, non è assolutamente niente. Allora, quei pochi che sono riusciti a beccare stanno ancora in carcere. Altri sono morti, altri se la sono squagliata, perché le cose non stanno così. Io adesso voglio continuare a leggere questa cosa che ho trovato, che prima la cercavo, adesso l'ho trovata, perché è molto bella. E ve la leggo perché è bene che voi sappiate cosa è stato scritto nel 1965. Solo mezzo secolo fa. Sostituti della guerra nelle sue varie funzioni, modelli. Le seguenti istituzioni, fra altre, sono state proposte come possibili sostituti della guerra nelle sue funzioni non militari. Il fatto che in qualche caso siano state proposte avendo in mente altri fini non preclude né invalida questa loro possibile applicazione. Economiche: A. Un vasto programma di assistenza sociale inteso al miglioramento massimo delle condizioni generali di vita, un programma di proporzioni gigantesche di ricerche spaziali volto a scopi irraggiungibili, ecco qua, se ne parla tutti i giorni, finalmente conquisteremo la Luna, perché prima erano tutte cazzate, erano tutte balle, adesso ci vogliono andare veramente. Finalmente conquisteremo Marte, intanto investimenti, soldi, cose spaziali, meno spaziali, trivelle sottoterra, ne fanno di tutto. Un sistema di controllo del disarmo permanente, ritualizzato, ultracomplesso e varianti di questo tema, politiche. Una forza di polizia internazionale onnipresente, praticamente onnipotente. La stanno facendo. Una minaccia extraterrestre ufficialmente annunciata e riconosciuta. Oh, signori, è vero. Ogni tanto arrivano questi messaggi che c'è una minaccia extraterrestre. Può essere un pianeta che si è staccato da un altro e che sta per lambire il nostro spazio vitale. Strani extraterrestri, corpuscoli che emergono dalla sabbia, scoperte archeologiche eccezionali da cui risulta che nel 2700 milioni avanti Buddha, perché Buddha è venuto prima di Cristo, ricordiamoci, 627 avanti Cristo. Allora sono qui alla Terra, sono arrivati delle menti pensanti, tanto hanno pensato che hanno lasciato un po' di sterco per aiutare i terrestri. Poi mettiamo contaminazione massiccia. La storia del Buddha va raccontata, perché cazzo. San Francesco non ha inventato nulla. No, ma lo sappiamo. Ah,
No, comunque sia, massimo rispetto per San Francesco, sì. Massimo rispetto... Ma ancora di più per un principe che diventa missionario. Sì, massimo rispetto anche per i francescani che hanno dato il via a un'operazione mondialista eccezionale che si svolgerà in questi giorni a Assisi e che ovviamente coinvolgerà veramente tutto il mondo, e questa sì che è una grande operazione mediatica, con tanto di cappello. Veramente i francescani... Se riprendessero l'azione di Francesco, metterebbero fine a questa porcheria di questi papi che vanno in giro a rompere il cazzo al mondo, no? E passano per essere buoni. Poi, contaminazione massiccia su scala mondiale dell'ambiente naturale. Poi, nemici alternativi fittizi, ripeto, Islam, ISIS, tutte queste sigle inventate dalla CIA, come abbiamo detto più di una volta, anche perché lo ha detto in maniera molto esplicita il buon Trump, Dio l'abbia in gloria, e mi auguro che possa subentrare a Presidente degli Stati Uniti, forse avremmo qualche anno di tranquillità. No, ma sicuramente vince Trump, perché la Hitlery viene data per spacciata con un polmonite fulminante. Ho capito, ecco, va bene. No, sul serio, Sì, si è beccato la polmonite. Sì, tanto l'altro giorno. Traballava, collassava. Quindi probabilmente è comunque molto probabile che deve recedere dalla corsa. Ricordatevi, cari amici, che noi abbiamo fatto girare quel bellissimo servizio su internet in cui vengono documentati i 100 e quasi tutti i suicidi che del giro della coppia infernale si sono trovati nel giro di 20 anni a suicidarsi. 100 persone, andate a vedere. Andatelo a vedere, 120 erano. Sociologiche, funzione di controllo. A, programmi derivati in linea generale dal modello del Peace Corps. B, una forma moderna e progredita di schiavitù. Funzione motivazionale, intensificazione della contaminazione ambientale, nuove religioni o altre mitologie. Ripeto, nuove religioni o altre mitologie, giochi di sangue orientati verso fini sociali, combinazioni delle soluzioni precedenti, ecologiche, un vasto programma di eugenetica applicata, e culturali, non è stata proposta nessuna istituzione sostitutiva, scientifiche, gli effetti secondari dei programmi di ricerca spaziale, di assistenza sociale e o di eugenetica applicata. Ci sono obiettivamente dei risultati, le ricadute ad esempio della ricerca spaziale ci sono e sono valide, ad esempio c'erano delle penne Biro che scrivevano sempre e comunque, perché erano state concepite per i viaggiatori spaziali, e queste penne Biro adesso non hanno messo più in commercio, evidentemente l'attrazione di poter utilizzare uno strumento studiato per lo spazio non regge più, ma andavano bene, non si inceppavano mai. Che grande ricaduta, questo è il vero fallout, il fall down della ricerca spaziale, le penne Biro che non smettono mai di produrre inchiostro. Vabbè, hai qualcosa da dire? Io finisco con una segna stampa. No. Allora, il PIL delude, per l'Italia cresce da zero, ma è scritto per scriverlo Repubblica, il PIL delude. Ma chi pensava il contrario? Cioè, il coglione. No, ma il bello è che il telegiornale continua a insistere. Sì, sì, sì. Che c'è espansione, che c'è grande... aumento dello 0,01%. Oppure aumento dello 0,1%. I telegiornali sono eccezionali. Della calibro di... Quando tu vedi il telegiornale è come vedere un prete che ti parla dal pulpito, le cazzate che piovono da quelle altezze sulla raffica. Questa è molto carina, è una vignetta. Dove cacchio è finito il manuale per governare Roma? E questo è veramente molto buono. E lo sappiamo. Il manuale è più bella ancora. Allora, il prossimo consiglio degli assessori, degli ex assessori del comune di Roma, si svolgerà al Palaeu.
capito? Oh, già sotto, eh? Sì. Da non credere, non credere. Proseguiamo. Scandalo negli asili, quella gara pilotata la vuole la politica. E perché voi pensavate che non ci fossero gli scandali negli asili? Eccoli qua. Trasporti nel caos, tagliate 3.800 corse. Scontro comune ATAC. Ma vi rendete conto, tagliate 3.800 corse? Ma veramente hanno a cura... Ma al giorno, al mese, all'anno? Sono corse che sono state tagliate. Vabbè, la corsa è un tragitto. È un tragitto. Ma non la tratta, è la corsa. È la corsa. La tratta è una cosa. È una diminuzione massiccia di autobus che ma si trovano ancora ci a farli riparare. Ci sono 300 linee a Roma. Sì. Se sono 3.800 vuol dire che ogni corsa ci avrà avuto... 10 corse di meno. Esattamente. 200 bus in meno rispetto ai 1.400 programmati. Appunto, il 10% di meno. E Meleo accusa eredità lasciata da Rettiglieri, chi se ne frega. Però qui questa è la situazione. Certo, se questi signorini che hanno governato Roma fino ad oggi, e ricordiamocelo che la Roma di oggi è così fin dal 4 giugno 1944, quando gli alleati, cioè la mafia, è entrata in Roma. I tedeschi se ne sono andati ed è entrata in Roma la mafia. Ricordiamocelo bene, è difficile sradicare la mafia che è in stretta connessione col papato. E tant'è vero che il papato ogni tanto, no? Mette le mani avanti, dice oh qua, cioè, perché sennò se perde tutti i giri, che sono i veri giri, sono dolori qua per il papato. Dalla chirurgia alla chemio, così si battono 6 tumori su 10, infatti lo vediamo. Eccolo qua. Si battono 6 tumori su 10, perché non ci date i dati statistici? Questo invece che cosa fa? Fa un'informazione bellissima. Invece di darti i dati statistici sui risultati della chemio, perché finora gli unici risultati validi sono quelli della chirurgia. Della chirurgia, solo quelli della chirurgia, va bene? Oppure delle terapie tendenti a aumentare le resistenze immunitarie dell'organismo. Però qui ci sono altre faccende che vogliamo leggere per l'ennesima volta, perché questo è un articolo che fa parte dell'attacco pesantissimo che è stato fatto e che è stato programmato prendendo la spunto della morte di una povera ragazza che si è rifiutata di fare la chemio. Ora, lo ripeto per l'ennesima volta, l'abbiamo detto tante volte, tu ci devi dire, no? Visto che questa povera ragazza è morta a soli 31 anni, perché gli altri no, gli altri muoiono tutti a 95 anni, no? A soli 31 anni. Vogliamo andare a vedere le statistiche vere dei risultati della chemio? Allora, non ce lo dicono, però ci dicono qual è l'aumento dei tumori oggi in Italia. Il cancro in Italia. I nuovi casi annui. 169.000 tra le femmine, 195.000 tra i maschi, questi sono i nuovi casi, eh? Allora, ci volete far sapere che fine fanno questi nuovi casi? Quanti di questi fanno la chemio? Piacerebbe saperlo. Io gli unici dati che ho e che ho potuto constatare sono quelli delle ASL, ci sono alcune ASL che tengono conto di me e le pubblicano. L'unico risultato che si vede da questi dati è l'aumento della velocità di morte per coloro che iniziano a fare la chemio. Questo è l'unico dato comprovato. Queste cose le dobbiamo dire. Quindi sono operazioni mediatiche perché è molto probabile che la situazione gli stia scappando di mano. E come ha fatto un piccolo ragionamento molto, ma molto profondo, un noto biologo molto materialista, razionalista, scientista,
chiederti se questa situazione sta, è accompagnata, questa, perché lui l'attribuisce a un altro, a un'altra situazione. Dice, l'umanità sta credendo a queste invenzioni, di queste cure alternative poco scientifiche, in concomitanza col crollo della fede nella religione. Ma io dico il contrario. La concomitanza è che il crollo della fede nella religione, che la gente ha cominciato a capire che queste religioni ufficiali sono delle fandonie, no? Così come la chemioterapia, che è una terapia ufficiale, ma è una fandonia. È una specie di religione medica anche quella, no? Che la terapia. Esattamente. E la ufficialità è la fandonia, legata a concreti interessi. Come la fandonia storica, la fandonia politica, certamente. La fandonia morale anche. Il crollo delle credenze religiose, e soprattutto nei miti religiosi, e nelle dottrine religiose, si accompagna al crollo della dottrina e del dogmatismo medico, che è la stessa cosa, non ci crede più nessuno. Quando il medico dice facciamo la chemio perché quella che fa bene, non te crede più nessuno, è chiaro? Ecco, allora cominciamo a essere seri e cominciamo a affrontare le cose per quello che sono. Questa è molto bella, è una vignetta che voglio far vedere, se non la leggete poi la leggo io. Ecco qua dove dice gli indicatori economici dicono che siamo maturi per il reddito di manovalanza. Eccolo qua. Berlino straccia il libero scambio, non siamo succubi di Obama. Se anche Berlino si mette contro il Berlino, il la TTIP, Berlino, TTIP. Sono dolori per Obanana, e per i suoi compari, sono dolori e stiamo per finire. Quindi noi diciamo non solo le Filippine. Ricordiamo la prossima conferenza alla Piazza Istria. La prossima conferenza a Piazza Istria? Sì, quella tua. No, la prossima conferenza a Piazza Asti. Asti. Il 20 ottobre ci sarà la mia solita annuale conferenza sulla lobby farmaceutica nella sede della AVA a Piazza Asti, 5A. A Roma? Sì. Doppio appalto e collaudi ciechi per la scuola che è crollata, e per fortuna che non erano incominciate, no? Le lezioni, però se no erano dolori veramente. Qui siamo in un ambiente di delinquenti, allora questa delinquenza qui si risolve in una maniera sola, con le maniere forti, cari signori, con la fucilazione. Se no questi delinquenti non te li togli più, e sono come i pidocchi, come le piattole. Le piattole sono quel tipo di pidocchio che si insinua tra i peli del pube. Allora, hai voglia a dire, hai voglia a fare, capito? Questi qui vanno eliminati fisicamente. E stiamo per arrivare alla fine, e questa fine è presente, questa è la più bella. Allora, non sanno più che cosa inventarsi. Così non uccisi Hitler e Mussolini, Bandinelli, il kamikaze mancato. Al Lido un docufilm sull'archeologo che poteva cambiare la storia. Allora, noi abbiamo un archeologo che si chiamava Bianchi Bandinelli, eccolo qui. Noi vediamo questo archeologo in divisa da fascista, ecco, in divisa da fascista, che illustra delle cose di archeologia a Mussolini e a Hitler. Allora, dice Bandinelli, io avrei voluto uccidere. Siamo a livello del delirio, no? Perché uno dice, io avrei voluto uccidere, e perché non l'ho fatto? Perché c'è uno stronzo, perché poi eri fascista, eri lì in divisa da fascista. Ma chi voleva uccidere? E Mussolini, Hitler, lui, Bandinelli. Allora, queste sono cose incredibili. Per concludere, vi racconto una cosa che mi riguarda. Anch'io avrei potuto dire che volevo uccidere Wojtyla, perché
Un certo giorno Wojtyla venne in una chiesa che si trovava vicino a dove, che c'è ancora, vicino a dove io abito, e all'epoca io, essendo stato eletto al consiglio della 21ª circoscrizione, ero lì assieme ad altri colleghi in prima fila, e allora arrivò Wojtyla che con la mano tremante voleva dare la mano a tutti quanti. Io ovviamente non gliel'ho data, perché non c'era ragione che desse la mano a Wojtyla. Che dici tu? No, assolutamente. Altri gliel'hanno data. C'era una ragione per non dargliela. Oggi potrei dire: avrei potuto uccidere Wojtyla. Ma tu puoi dire quello che cazzo vuoi. Stronzo, te lo ripeto per l'ennesima volta. Così non uccisi Hitler e Mussolini. Madonna, i coglioni, cazzo no. E ce l'ho fatto un film. Non sanno più dove sbattere i cosiddetti coglioni. Eccolo qui, Bianchi Bandinelli in divisa da fascista, che illustra certe cose sue a Hitler e Mussolini. Detto questo, io veramente, francamente, di fronte a quella tragica, a quella tragedia che è la stupidità umana, la stupidità servile umana, non posso che abbassare le palpebre e cercare di dormire. Buonanotte. Ciao a tutti, è quasi notte infatti. Appunto.